Parliamo sia di, con grande anticipo, di Gioca Torino 2012, che si terrà proprio a Torino appunto il prossimo novembre, ma facciamo un passo indietro. Infatti la collega Clara Vercelli ha chiesto a Paola Mogliotti, che è del comitato organizzatore appunto di Gioca Torino, che cos'è innanzitutto Gioca Torino, come sono andate le scorse edizioni e soprattutto qual è la grande novità di questa edizione che riguarda anche la candidatura di Torino come capitale europea dello sport. Vediamo il servizio. Gioca Torino è la manifestazione ludica torinese che si svolge ormai da 4 anni e tra poco 5 presso l'Otto Gallery del Lingotto, all'interno del centro commerciale, in un intero weekend la concentrazione del gioco di tutti i tipi a disposizione del pubblico gratuitamente per divertirsi insieme, senza limiti di età, adatto a tutte le persone e appunto per scoprire quello che è il mondo del gioco e il piacere di divertirsi in tanti modi, dal gioco da tavolo al gioco di ruolo, giochi astratti, giochi tridimensionali, giochi di manualità, giochi per tutti i tipi e, come dicevo, per tutte le età. Com'è andata l'edizione, l'ultima edizione, la quarta? È andata molto bene, come al solito a fine novembre ci siamo ritrovati, una trentina di associazioni hanno messo in piedi questo connubio di conoscenze, di forza lavoro per far divertire i torinesi che ormai ogni anno tornano sempre più numerosi e soprattutto da un'edizione all'altra si ricordano di noi e sta diventando un appuntamento immancabile. Un evento comunque in crescita. Ci sono grandi novità per la prossima edizione, quella targata 2012, novità che riguardano anche la candidatura di Torino a capitale europea dello sport 2015. Perché? Perché allora possiamo già dire la data, quindi il 24 e 25 novembre vi aspettiamo come sempre all'Otto Gallery e poiché anche Gioca Torino come manifestazione fa parte del pacchetto, insomma, di candidatura come sport della mente per Torino come capitale europea dello sport. Probabilmente, se tutto andrà bene, conoscendo i risultati all'inizio di novembre, forse potrebbe essere la prima manifestazione che può vantare il logo di Torino come capitale, incrociamo le dita, europea dello sport.